Abbiamo sempre fatto tanti video su quello che sono le carni, gli allevamenti, il fattore di dare una carne salubre e sana. Però c'è un'altra cosa, secondo me, molto molto importante, di cui non abbiamo mai parlato, e si tratta del confezionamento della nostra carne. Cioè, quando viene un cliente all'interno che ci chiede la carne e noi poi andiamo a confezionarla, come gliela confezioniamo? Dove gliela mettiamo? Siamo sicuri che i nostri imballi siano idonei a preservare la nostra carne? Perché se c'è un grosso lavoro in allevamento, un grosso lavoro in macelleria, e poi diamo un qualcosa che nel finale la gente si porta a casa e non è quello che si aspetta, andiamo un po' a perdere tutto il lavoro che c'è stato prima. È come andare al ristorante e bere per ultima cosa il caffè, bere un caffè che non è buono e alla fine trovarsi di aver rovinato tutta la cena e tutto il pasto. Quindi partiamo da quelle che sono le nostre scelte, che non vengono naturalmente né imposte a nessuno, sono tutte scelte molto personali. Regola numero uno, secondo me, è la personalizzazione. La personalizzazione è un fattore determinante. Vedete, questa è una delle nostre carte che utilizziamo per quello che è il confezionamento classico di quello che è la bistecca. È naturalmente una carta che può essere riciclata, perché la parte argentata si distacca dalla parte cartacea, quindi è una carta riciclabile e ci fa in modo di mantenere la nostra carne al suo interno, perché dietro ci sono stati fatti degli studi per il mantenimento della nostra carne. Per quanto riguarda costate fiorentine, vengono messi dentro in questi sacchetti in modo che la chiusura poi del sacchetto non faccia sì della perdita o la fuoriuscita di quello che può essere un po' di sangue, che può diventare fastidioso. Questo per quanto riguarda le preparazioni, i nostri preparati pronto a cuocere con una banda trasversale che può far vedere il prodotto all'interno e quindi diventa tutto molto più piacevole, molto più carino. Ma ancora, una scatola per il mantenimento e la messa dentro di quello che può essere la nostra salamina, prodotto di Ferrara. Quindi all'interno della nostra scatola viene inserito il nostro prodotto e si fa sì che possa essere un'idea regalo molto interessante. O così come può essere la nostra busta per il nostro salame, dove può essere messo dentro e portato da un cliente o da un nostro collega o un amico per fare un regalo. Perché dico e faccio vedere tutto questo personalizzato? Ricordatevi sempre che avere un packaging, avere un qualcosa di personalizzato, è mettere dentro un qualcosa e poi mettere la vostra firma. E poi la vostra firma va a casa di qualcuno, perché a casa dalla gente va ad aprire quello che sono le vostre confezioni. Lì ci gira il vostro nome e può essere un modo anche per farsi pubblicità direttamente in casa dalla gente. Quindi non mai sottovalutate quella che è la potenza di quello che può essere il packaging e riflettete su quello che può essere la personalizzazione del vostro packaging.